A 3 anni dalla scomparsa di Roberto Fricantoni, gli amici artisti lo hanno ricordato a Bologna a Teatri di Vita. Mattia Martini. La musica innanzitutto e poi poesia, risate, racconti, video, cuochi al lavoro e un palco decorato da lavatrici. Una serata in puro stile Schiantos per ricordare Roberto Fricantoni, per 35 anni anima del gruppo rock demenziale bolognese, a 3 anni esatti dalla scomparsa del cantante. A Teatri di Vita a Bologna, a raccontare Frick e a suonare, sono arrivati musicisti e amici dell'artista, dai componenti degli Schiantos a Eva Robbins, da Eros Drusiani a Oderso Rubini, che ha annunciato il progetto, ideato da un giovane scultore, di una statua per il cantante nel capoluogo emiliano. Abbiamo trovato anche con l'amministrazione del comune un luogo dove collocarla e quindi lanciamo la campagna di raccolta fondi per realizzarla effettivamente e per poi collocarla, speriamo, tra giugno e luglio. Le spalline sono lunghe, le spalline sono...